Marco Boccanera, quali novità dal tavolo regionale sull'ATR? L'unica novità che è emersa questa volta è che sono presentati i curatori e i curatori sono disponibili ad aprire la procedura di cassa integrazione per cessazione, quindi vorrà dire che si attiverà questa procedura dopo giugno, perché a giugno finiranno gli ammortizzatori sociali della cassa Covid e per un anno i lavoratori dell'ATR rimarranno ancorati all'ATR stessa. Questo è molto importante perché la dispersione del know-how non ci sarà, sono circa 80 i lavoratori interessati. C'è anche un'altra vicenda, un'altra vertenza, quella della Aveco, che si sta sviluppando in maniera non troppo positiva. Sì, purtroppo la vicenda della Aveco, abbiamo appreso dal curatore che c'è stata l'asta l'altro ieri, non c'è stata nessuna manifestazione di interesse, quindi molto probabilmente la Aveco verrà smembrata, perché verrà venduta pezzo pezzo e questo sarà la fine proprio della Aveco di Martinsicuro. Purtroppo è finita in questo modo, ecco appunto, dicevo, dopo un anno di cassa integrazione per cessazione anche per l'Aveco, non vogliamo che l'ATR si faccia la stessa fine, quindi vuol dire che in questo anno bisogna fare meno chiacchiere e muoversi di più in sinergia. Siamo in prossimità dello sblocco dei licenziamenti, un fattore che sicuramente ci pone un po' di tensione e preoccupazione, in quanto delle politiche attive di fatto già pronte e immediate non le abbiamo. Ciò che manca è un tavolo che possa essere di supporto a tutte le vertenze del nostro territorio, motivo per cui oggi noi siamo in provincia a richiedere l'impegno anche del presidente di Bonaventura affinché appunto si faccia da portavoce agli uffici regionali per ripristinare questo tavolo, un tavolo che ci consentirebbe non solo di gestire le vertenze, ma anche e soprattutto di poter dare sostegno alle imprese che magari non hanno delle strutture interne per poter, programmare, attingere quei fondi europei, non solo della programmazione 21-27, ma anche per quanto riguarda il Next Generation EU. Quindi abbiamo bisogno di sinergie comuni, bisogna remare tutti dalla stessa parte e la politica si deve fare parte attiva non solo attraverso la convocazione di tavoli, ma attraverso politiche industriali che possano risollevare il nostro territorio.